Buonasera e benvenuti a tutti da parte mia. Credo che anche stasera la partecipazione confermi l'interesse che c'è attorno a questo tema. Ovviamente benvenuto e grazie di cuore ai nostri due ospiti, che sicuramente daranno un grosso valore aggiunto al tema della serata di stasera. Perché abbiamo pensato, per riepilogare un po' le puntate precedenti, a un percorso sui beni comuni a Sant'Orso. La riflessione di partenza è stata quella che in un momento storico particolare come questo, dico solo particolare senza altri aggettivi, era ed è necessario ripensare anche al ruolo dei comuni. All'interno di questo ragionamento per noi è diventato fondamentale che il comune assumesse sempre più il ruolo di luogo di partecipazione. Ecco che allora il concetto di beni comuni e di partecipazione non possono che andare a braccetto. Abbiamo fatto, come diceva Marco, l'incontro del 1º febbraio con Alberto Lucarelli, assessore di Napoli, e Paolo Cacciari, ex vice sindaco di Venezia, per capire dal punto di vista anche concettuale cos'è il bene comune, però ci hanno anche portato degli esempi pratici su come si può operare per i beni comuni. Nella serata poi del 13 marzo invece siamo già andati più nel concreto. Parallelamente a questo però per noi è fondamentale che accanto a serate come questa in cui la prevalenza della serata è qualcuno parla e dall'altra parte la maggior parte della gente ascolta, operando solo così, secondo noi non si fa partecipazione. Quindi, accanto a questo percorso con incontri e dibattito, abbiamo iniziato alcuni incontri, ne abbiamo già fatti due, con un gruppo di persone che, partendo dai concetti di bene comune e sostenibilità, cercano di capire quali sono anche le azioni pratiche che sia ogni singolo individuo, ogni famiglia, ma anche il comune può fare per mettere in pratica poi i concetti di cui parleremo, abbiamo già parlato e di cui parleremo anche stasera. Sostanzialmente lo scopo di questi incontri è cercare di passare dalle parole ai fatti. Abbiamo fatto, ripeto, già due incontri, stanno nascendo delle idee interessanti. E ne anticipo alcune, cioè stiamo capendo come si può costruire ad esempio un orto comune che è diverso dall'orto sociale che ormai esiste in molte realtà, perché qua probabilmente non avrebbe molto senso, ma un orto comune che dovrebbe diventare principalmente per noi un luogo di incontro. E accanto a percorsi spinti soprattutto dall'amministrazione, ci sono anche gruppi di persone che da qualche tempo si trovano singolarmente, ne cito uno in particolare che è Sant'Orso in Transizione, che partendo dall'analisi della necessità di una società indipendente dal petrolio sta un po' facendo ragionamenti simili a questi e da questo gruppo sta ad esempio nascendo un gruppo di acquisto solidale. E questo dimostra appunto la voglia che c'è di partecipare anche dei giovani, e questo credo sia la nuova sfida che almeno noi come amministrazione ci siamo posti. E perché il senso di una serata sul cibo? Probabilmente quando 2 o 3 mesi fa abbiamo parlato per la prima volta di beni comuni, o chi è presente ha pensato ai beni comuni, ma ha pensato sicuramente all'acqua, sicuramente al paesaggio, forse pochi hanno pensato al cibo. E il cibo però credo sia uno dei beni comuni per antonomasia. E cito alcuni dati a conferma di questa opinione. Uno studio della FAO del 2011 ci dice che un terzo del cibo prodotto per il consumo umano, che equivale circa a 1,3 miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura. E di questi 1 miliardo e 3, 670 milioni sono scarti che derivano dai paesi industrializzati dai consumatori, quindi da ciascuno di noi. E 630 invece sono frutto di scarti nei paesi in via di sviluppo che però hanno un'origine completamente diversa. Non sono scarti del consumatore, ma sono scarti lungo la lavorazione del prodotto. In Europa e in Nord America
Lo spreco pro capite da parte di noi consumatori è di circa 95-115 kg all'anno di cibo. E se pensiamo che la produzione media pro capite di rifiuti in Italia è sui 500 e qualcosa chilogrammi abitante anno, capite bene che un 20 abbondante per cento è un qualcosa che noi compriamo per mangiare e invece diventa rifiuto. Un altro dato stimolante, Coldiretti ha stimato che in Italia si sprecano attualmente circa 37 miliardi di euro di cibo, appunto, che va in spazzatura. Questi 37 miliardi sarebbero sufficienti a nutrire 44 milioni di persone e equivalgono più o meno al 3% del prodotto interno lordo. Vuol dire che il 3% del nostro PIL, che è l'argomento di discussione quotidiana, lo buttiamo in spazzatura. Ecco che allora, solo pensando a questi dati, credo che una riflessione sul cibo come bene comune sia doverosa. L'aspetto, secondo me, poi molto interessante del cibo è che col cibo noi abbiamo a che fare tutti i giorni. E questo allora ci porta a dire che ognuno di noi può, e io aggiungo deve, fare qualcosa partendo dalla vita quotidiana e dal cibo per pensare e proporre uno stile di vita diverso. Credo quindi che anche nel rapporto col cibo sia necessario usare un termine che sta diventando come linguaggio comune anche questo, che qualche volta fa paura, che è il termine di decrescita. Perché usare prodotti a chilometro zero, accorciare le filiere di produzione del cibo e produrre meno rifiuti vuol dire decrescere, perché tutto questo porta a una riduzione del PIL. Ecco che allora, però, facendo questi tre semplici esempi legati al cibo, capiamo bene che decrescita non vuol dire assolutamente regressione, come la pensiamo noi, ma vuol dire probabilmente avere e pensare a uno stile di vita diverso. Credo che sentire ragionamenti su questi temi da due dei più rinomati chef che abbiamo e filosofi della cucina che ci sono nel nostro paese sia veramente un valore aggiunto. Vi auguro quindi buona serata, ringrazio ancora loro. Ringrazio gli uffici del comune che non dobbiamo più dire in questo periodo, ma sostanzialmente sempre sono impegnati a organizzare attività che più o meno ci impegnano, vi impegnano e li impegnano tutti i giorni. E buona serata a tutti.